Buonasera, grazie per l'invito. So che ci sono delle slide, forse posso chiedere se sono già disponibili? Ecco, sì. Ok. Sì, in effetti la presentazione è un po' anche abbastanza particolare, perché essere noto per i suicidi per crisi economica, come dire, a volte mi fa anche un certo effetto, se vogliamo. Però in effetti in questo contesto è la verità. Ci siamo conosciuti e sentiti con molti di voi tramite email, tramite Twitter, sul blog e sul sito Scenari Economici, proprio perché con il Link Club, con il mio Dipartimento di Ricerca Sociale ed Economica dell'Università, pubblichiamo ogni trimestre l'aggiornamento su quello che è questa tragica realtà dei suicidi per crisi economica. Io mi occupo di ricerca sociale da molti anni, prima per conto di un importante istituto di ricerca privato del paese e ora per la Link Campus University, che mi offre una grande opportunità. Questo perché io sono sempre stato un grande e tenace sostenitore della ricerca della verità, come diceva il professor Scotti, l'università come coscienza critica. Ma quando si sostiene la libertà è una ricerca indipendente, libera, questo nel rispetto del secolare dibattito sulla neutralità della scienza, no? Quella di cui Weber parlava anche utilizzando il termine di avalutatività. Molto spesso però questa sociologia libera dai valori paga uno scotto molto elevato, lo scotto di mettere in luce alcune verità a volte scomode, ma che molti, e noi tramite il sito l'abbiamo visto, molti vorrebbero sottaciute per interessi personali e molto spesso anche c'è dell'altro, ci sono interessi politici, interessi strumentali alla politica. Sapete benissimo, non faccio nomi perché non credo che in questo contesto non meriti tanta anche visibilità, una persona che puntualmente ad ogni pubblicazione dello studio entra sempre in kermesse con questi dati, fomentandosi. Io mi ricordo quando l'hanno... È stato ripreso lo studio, come puntualmente accade ogni tre mesi, la stampa nazionale, la TV, i TG, riprendono il dato di Link Club, perché è l'unica fonte in tal senso, e puntualmente c'è un contestatore di professione, lo chiamo io, che puntualmente cerca in qualche modo di minare questo dato e discreditarlo. Ovviamente non riesce. L'osservatorio, colgo questa occasione anche per sottolinearlo, sui suicidi per crisi economica è nato in Link Campus University nel 2012. Da allora ogni giorno, con un lavoro certosino, scientifico, ripeto, scevro da qualsiasi interesse politico di parte, perché non faccio politica, io sono un ricercatore all'università e faccio questo, puntualmente ogni giorno analizziamo rassegna stampa nazionale, locale, TG, agenzie locali, telefonate e verifiche alle autorità, tutti i giorni questo, con il gruppo dei ricercatori, facciamo queste verifiche e abbiamo così collezionato il dato dal 2012 ad oggi. Questo è un dato aggiornato al primo semestre del 2015, di complessivi 560 suicidi per crisi economica avvenuti a partire dal 2012 fino alla data del 30 giugno 2015. Qualcuno che contesta anche il metodo, al quale io rispondo intanto che la fonte statistica, quella dell'Istat, non esiste in tal senso. C'è stato anche, lo consiglio come lettura, un interessantissimo articolo sul Fatto Quotidiano in tal senso, in cui proprio analizza, dice, perché l'Istat non pubblica questo,
questo dato. Oramai è fermo dal 2010, è un dato completamente fermo. L'unica fonte è quella nostra. E ripeto, il nostro è un lavoro quotidiano, è un lavoro certosino, ma c'è anche dell'altro, perché dietro alla fredda analisi statistica, matematica, aritmetica del dato, l'esperienza del mio gruppo di ricerca è oramai sui singoli casi e leggiamo di tutto, delle storie incredibili, assurde, e ogni dietro ad ognuno di quelle morti si nasconde una tragedia, una fabbrica che chiude, un'impresa che chiude, un indotto, famiglie, umiliazioni. E questo dato sarebbe stato molto più alto se il mio rigore dell'impianto metodologico non mi imponesse in tal senso di elencare come suicidio quello realmente accertato. Questo vuol dire quando lasciano un biglietto, quando c'è una motivazione scritta. Quindi io bypasso personalmente quegli articoli molto spesso di approssimazione in cui viene scritto un suicidio probabilmente legato a una crisi economica. A me quello non mi interessa. Lo metto tra quelli probabili, ma non rientra in questi dati. Quindi il dato sarebbe ancora molto, molto, molto più alto. E quello che a me sorprende personalmente in questi oramai 3 anni e mezzo di analisi, di studio sul fenomeno, sono i dati relativi sia all'area geografica e sia alla età. Intanto da un punto di vista, diciamo, di condizione occupazionale, questo era un fenomeno che nel passato molto spesso afferiva più una categoria, gli imprenditori. Oggi invece si è equiparato, qui c'è una percentuale riassuntiva, il 44% è imprenditore, ma il 40% è disoccupato. Andiamo avanti gentilmente con la slide, perché vorrei far notare questa cosa. Dei 560, il semestre dell'anno in corso, quindi il primo semestre dell'anno 2015, e tra l'altro è l'anno peggiore. Qui c'è un confronto per mesi, guardate, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno, quindi il semestre di ogni anno. Se ci fate caso, ogni mese è sempre il dato più alto rispetto al passato. Gennaio 23 casi rispetto ai 12, ai 3 e ai 15 di gennaio e così via, tranne aprile che fortunatamente, perché non è che possiamo, non dobbiamo essere contenti che il dato ovviamente aumenti, questo è evidente. Quindi a volte, anzi, ho anche difficoltà quando mi intervistano per radio e in TV a parlare un po' di questi dati, che sembra quasi che sia un cinico calcolatore, ma ovviamente, quindi ne parlo sempre con rispetto del dato. Sono 121 casi, che è il dato più alto del semestre rispetto ai 3 anni passati. Questo poi sarebbe anche l'anno quello positivo. Andiamo gentilmente ancora avanti di slide. Ancora avanti e guardiamo il dato per fasce di età. Questa è un'altra cosa che a me sorprende e mi fa tanta tristezza. Come è diminuita la fascia di età della gente che si è tolta la vita. Se guardiamo anche il dato degli under così 34enni, no? Quindi abbiamo una categoria ovviamente molto prossima ai quella di disoccupati essenzialmente, no? Siamo partiti con dati pari allo zero, siamo arrivati ora che invece se sommiamo il 3,3 degli under 25 al 9,1 dei 25-34enni superiamo ben il 10%, in passato questo non c'era. E se guardiamo anche il dato relativo all'area geografica, ci rendiamo conto come oramai non è più un fenomeno che colpisce come era in passato, come si può in qualche modo preventivare appartenga a un'area del nord-est perché è un'area ad alta vocazione imprenditoriale. Sì, chiudo. È un dato oramai spalmato per area geografica. Non conosci più differenze. E se guardiamo anche il dato, andiamo avanti di 2 slide per favore, il dato per provincia, Venezia, sì, quella dove c'è la cartina, per favore.
La provincia più colpita è Venezia, la seconda è Padova, ma la terza è Napoli. E il sud, questo è un fenomeno che non si registrava nel passato. La quarta è Salerno. E quindi andiamo avanti, un'altra slide, e poi davvero vado a chiudere, capisco i tempi quali sono. Oltre ai 560 casi, e oltre a quel numero oscuro, qui facevo riferimento, teniamo presenti anche i 320 casi elencati, che sono quelli dei tentati suicidio. Cioè gente che o non ce l'ha fatta o è stata salvata, ma che in qualche modo hanno tentato di togliersi la vita lasciando un messaggio, una lettera, una testimonianza del loro gesto legato esclusivamente a condizioni economiche. Io continuerò quotidianamente ad analizzare questo fenomeno, a studiarlo tutti i giorni col mio gruppo all'università. Certo, vorrei, nella speranza di poter comunicare nel prossimo futuro un azzeramento dei casi, forse è utopia, probabilmente sì. Ad oggi so soltanto che il fenomeno è in grande crescita e desta ancora tanta preoccupazione. Grazie.